per noi è una grande festa, uno perché è Natale, quindi per noi cristiani, per noi giovani cattolici è veramente un momento eccezionale. Festeggiare 25 anni di attività di un'associazione che è nata in una piccola parrocchia a Sant'Eligio a Piazza Mercato, e averla vista crescere con tanti giovani questa sera, tanti bambini, tante famiglie, è veramente un momento favoloso, fantastico. Tantissimi musicisti, artisti napoletani che hanno prestato anche la loro competenza, la loro professionalità durante il corso dell'anno e continueranno a farlo con i laboratori musicali che vengono svolti in tutti i quartieri del centro storico di Napoli con i nostri bambini. Ha un valore significativo perché vuol dire che l'associazione è viva, fa cose belle, cose buone, a volte possono dar fastidio, ma danno fastidio a chi non vuole il bene di questa città. Noi andiamo avanti, continueremo ad andare avanti con i nostri giovani, con il nostro gruppo portante, c'è un gruppo del direttivo dell'associazione che sono tutti ragazzi e ragazze che sono nati come volontari, adesso hanno diciamo una stabilità all'interno dell'associazione e portano avanti il cuore della nostra organizzazione. Sono impegnate diverse scuole, parliamo di circa 15 scuole impegnate nel progetto Tutti in Piazza, progetto azioni di accompagnamento Scuola Viva finanziato dall'assessore Lucia Fortini. Questi ragazzi hanno fatto circa 1200 ore di laboratorio e stasera insieme ai ragazzi delle scuole si esibiscono anche gli esperti che hanno fatto il laboratorio, quindi di teatro, di musica e di altre materie artistiche. È un servizio proprio civico che accompagna la nostra Napoli da 25 anni. Il Comune sostiene e continuerà a sostenere tante iniziative di Assogioca, sia quando Assogioca fa rete anche con altre associazioni del territorio, sia quando organizza degli eventi particolarmente belli e interessanti e sia quando fa appunto veramente attività sociali.